Il nostro intergruppo lavorerà specificatamente sulla digitalizzazione relativa al comparto ambientale, quindi tutto quanto è a tutela, garantisce la tutela dell'ambiente, la protezione dell'ambiente, la riduzione degli sprechi, il poter seguire la catena di approvvigionamento dei prodotti fino al loro smaltimento, al riuso, in un'economia circolare. Adesso sto pensando specificatamente a tutte quelle tecnologie, pensando per esempio agli effetti climatici, uno dei quali è la siccità che sta colpendo il nostro Nord Italia, come digitalizzare la rete idrica italiana che soffre di perdite considerevoli, tra il 40 e il 50% in tutta Italia. Quindi una digitalizzazione della rete idrica andrebbe a rendere la nostra rete più sostenibile, più resiliente anche per il nostro futuro. Il tema è anche che di fronte al dato forse anche le differenze di approccio, no? a un problema possono svanire o assottigliarsi. In un intergruppo vi ritrovate deputati e deputate di diverse estrazioni politiche. La tecnologia può aiutarvi a farvi ragionare insieme? Ma è fondamentale interfacciarsi anche con altre realtà politiche e per capire anche i diversi punti di vista e arrivare a un punto comune che vada poi a sostenere l'innovazione, il processo di innovazione nel nostro paese, che è inarrestabile. Quindi ben venga, anzi ne sono proprio felice.